Programma di allenamento completo per bruciare grassi, tonificare muscoli e migliorare la salute. Sei pronto ad iniziare? 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, effettua le rotazioni con le mani sulle spalle. Fai attenzione a non sollevare le spalle, tienile sempre basse e rilassate. Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, rotazioni busto in piedi. Se salti i pasti, rallenti il metabolismo. Mangia poco, ma spesso. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Mantieni sempre gli addominali contratti durante l'esecuzione. Non muovere le gambe durante la rotazione, mantieni sempre i talloni saldi al pavimento e le ginocchia rivolte in avanti. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, crunch cross. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, non sollevare la gamba e concentrati sul busto. Tieni l'addome sempre ben contratto. Cambia lato nel minor tempo possibile. Non sforzare il collo, aiutati guardando un punto fisso avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, crunch completo in piedi, gamba tesa. Elimina le bevande gassate dalle tue abitudini, sono dannose e contengono moltissimi zuccheri. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, tieni la gamba piegata e tocca con le mani il ginocchio. Mantieni spalle e testa dritte durante tutto l'esercizio. Per riuscirci, guarda sempre un punto fisso avanti a te. Fai attenzione a non piegare la gamba quando la porti su. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, crunch laterale completo. Limita il consumo di zucchero, incrementa la produzione di insulina che favorisce l'accumulo di grasso localizzato. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, non sollevare la gamba e concentrati sul busto. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Cambia lato nel minor tempo possibile. Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, passo laterale in squat. Se trovi il video interessante, condividilo. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe ed effettua passi più piccoli. Non piegare la schiena, mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno, devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, affondi posteriori. Evita cibi artificiali e confezionati pieni di conservanti e sostanze nocive. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via!
Se non ce la fai, piega meno le gambe. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio della gamba anteriore. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, squat più sollevamento punte. Allenati con costanza, non è solo una questione estetica, è importante per la salute. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Quando scendi, non superare mai le punte dei piedi con le ginocchia per evitare problemi alle articolazioni. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni addominali e glutei sempre ben contratti. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, crunch. Dormi almeno 8 ore a notte. Il riposo è fondamentale per una buona forma fisica. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, stendi le braccia lungo il corpo e poggia a terra i palmi delle mani. Non sforzare il collo quando sollevi le spalle. Per mantenerlo rilassato, puoi aiutarti guardando un punto fisso sul soffitto durante il movimento. Fai attenzione a non sollevare mai la zona lombare da terra per evitare problemi alla schiena. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, crunch completo split. Porsi un obiettivo è la più grande forza umana di motivazione. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Non sollevare mai la zona lombare dal pavimento. Contrai gli addominali per non commettere errori. Cambia lato nel minor tempo possibile. Non sforzare il collo. Puoi aiutarti fissando un punto sul soffitto. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Sollevamento del bacino. Pensi sia utile? Clicca mi piace! Cinque, quattro, tre, due, uno, pronti? Via! Non poggiare mai il sedere a terra in fase di discesa, così manterrai la contrazione costante. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, slanci laterali sul fianco, gamba tesa. Tutte le cose sono difficili prima di diventare facili. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, poggia la gamba quando la porti giù. Non tenere dritta la gamba d'appoggio, piegala per avere maggiore stabilità. Cambia lato nel minor tempo possibile. Non distendere il piede, mantienilo sempre a martello. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, piegamento gamba carponi. Mangia molte verdure, la reazione raccomandata è di almeno 5 porzioni al giorno. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Non abbassare né sollevare la gamba, tienila sempre parallela al suolo. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante l'esercizio. Cambia lato nel minor tempo possibile.
Non sollevare la testa, tieni la linea con il busto. Per riuscirci, guarda un punto fisso sul pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, plank bassa. Bere 2 litri di acqua al giorno aiuta a ridurre la ritenzione idrica e favorisce la definizione muscolare. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, puoi poggiare le ginocchia al pavimento. Fai attenzione a non sollevare il sedere. Schiena e glutei devono rimanere sempre in linea. Fai attenzione a non piegare il collo. La testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, fissa un punto sul pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, marcia con ginocchia alte. Sei tu il miglior trainer di te stesso, ascolta il tuo corpo e difficilmente sbaglierai. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare né inarcare la schiena. Per mantenere il busto eretto, guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. Non muovere le braccia troppo velocemente per evitare problemi alle spalle. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, squat. Senza sforzo non ci sono risultati. Prova sempre a terminare l'allenamento. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni gli addominali dei glutei sempre ben contratti. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, crunch completo in piedi, gamba tesa. Non essere pigro, pochi minuti di allenamento riducono il rischio di ictus ed infarti. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, tieni la gamba piegata e tocca con le mani il ginocchio. Mantieni spalle e testa dritte durante tutto l'esercizio. Per riuscirci, guarda sempre un punto fisso avanti a te. Fai attenzione a non piegare la gamba quando la porti su. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, sumo squat. Personalizza l'allenamento creando una playlist dei tuoi workout preferiti. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, crunch cross. Come spuntino, evita snack confezionati e mangia un frutto ricco di fibre e antiossidanti. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, non sollevare la gamba e concentrati sul busto. Tieni l'addome sempre ben contratto. Cambia lato nel minor tempo possibile. Non sforzare il collo, aiutati guardando un punto fisso avanti a te.
5, 4, 3, 2, 1. Stop! Prossimo esercizio. Affondi frontali. Il segreto per andare avanti è iniziare. Cinque, quattro, tre, due, uno. Pronti? Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Slanci laterali in piedi. Cinque, quattro, tre, due, uno. Pronti? Via! Se non ce la fai, tieni entrambi i piedi poggiati a terra prima di sollevare la gamba. Fai attenzione a tenere l'addome ben contratto per un maggiore equilibrio. Cambia lato nel minor tempo possibile. Non piegare la testa o rischi di perdere l'equilibrio. Guarda un punto fisso avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, crunch laterale completo. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, non sollevare la gamba e concentrati sul busto. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Cambia lato nel minor tempo possibile. Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, crunch laterale con tocco alle caviglie. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Non sollevare mai la zona lombare dal pavimento, mantieni gli addominali in contrazione per non commettere errori. Non sforzare il collo, può aiutarti fissando un punto sul soffitto. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Slanci laterali sul fianco, gamba tesa. Cinque, quattro, tre, due, uno, pronti? Via! Se non ce la fai, poggia la gamba quando la porti giù. Non tenere dritta la gamba d'appoggio, piegala per avere maggiore stabilità. Cambia lato nel minor tempo possibile. Non distendere il piede, mantienilo sempre a martello. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Slanci frontali sul fianco, gamba tesa. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, poggia il piede dopo lo slancio. Non ruotare le spalle, tienile sempre perpendicolare al pavimento. Cambia lato nel minor tempo possibile. Non muovere la schiena, testa, spalle e bacino devono essere sempre in linea. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Slanci posteriori ai carponi a 90 gradi. 5, 4, 3, 2, 1, stop.
3, 2, 1. Pronti? Via! Non portare il ginocchio a terra quando porti giù la gamba, così manterrai costante la contrazione. Cambia lato nel minor tempo possibile. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Prossimo esercizio, slanci laterali carponi. Cinque, quattro, tre, due, uno. Pronti? Via! Se non ce la fai, non distendere la gamba. Non poggiare il ginocchio a terra quando porti giù la gamba, così aumenterà l'efficacia dell'esercizio. Cambia lato nel minor tempo possibile. Fai attenzione a non ruotare il bacino quando sollevi la gamba per non sforzare la schiena. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Prossimo esercizio. Movimenti circolari gamba. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, muovi la gamba su e giù invece di disegnare cerchi. Non piegare o inarcare la schiena, ma tieni sempre il busto parallelo al pavimento. Cambia lato nel minor tempo possibile. Non ruotare il bacino, così potrai evitare eventuali problemi alla schiena. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, stretching quadricipiti. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Per bilanciarti puoi allungare il braccio libero verso l'esterno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Non tirare eccessivamente la gamba, il ginocchio punta verso il pavimento. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Prossimo esercizio. Stretching pettorali. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Non forzare la spinta verso l'alto, fermati quando senti di essere al limite. Esegui un movimento lento e regolare o rischi problemi alle articolazioni. Cinque, quattro, tre, due, uno. Stop! Prossimo esercizio. Stretching femorali. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Non piegare le gambe durante tutto l'esercizio, così da mantenere costante l'efficacia. Non piegare il busto, tienilo sempre ben dritto. Cinque, quattro, tre, due, uno. Stop! Prossimo esercizio. Stretching glutei. Cinque, quattro, tre, due, uno. Pronti? Via! Porta le braccia in avanti per un maggiore equilibrio. Non inarcare la schiena, contrai l'addome per riuscirci. Cinque,
5, 4, 3, 2, 1. Stop. Prossimo esercizio. Stretching addominale. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Non sollevare mai il bacino da terra, così aumenterà l'efficacia dell'estensione. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Il peso deve essere a carico di braccia e spalle. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Prossimo esercizio. Allungamento schiena. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Non guardare davanti, rilassa il collo portando la fronte alle ginocchia. L'ideale è eseguire il workout 4 volte a settimana. Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. Desideri altri video di questo tipo? Faccelo sapere con un mi piace. 5, 4, 3, 2, 1. Stop.